di questa celebrazione. Saluto cordialmente tutti voi qui presenti, specialmente quanti hanno partecipato all'incontro internazionale in vista dell'Assemblea Sinodale sui Giovani promosso dal Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, in collaborazione con la Segreteria Generale dei Sinodo dei Vescovi. Questo saluto si estende a tutti i giovani che oggi, intorno ai loro vescovi, celebrano la giornata della gioventù in ogni diocesi del mondo. È un'altra tappa del grande pellegrinaggio iniziato da San Giovanni Paolo II, che l'anno scorso ci ha radunati a Cracovia e che ci convoca a Panama per il gennaio 2019. Per questo, tra qualche istante, i giovani polacchi consegneranno la croce delle giornate mondiali della gioventù ai giovani panamessi, accompagnati gli uni e gli altri dai loro pastori e dalle autorità civili. Chiediamo al Signore che la croce unita all'icona di Maria Salus Populi Romani, là dove passerà, faccia crescere la fede e la speranza, rivelando l'amore invincibile di Cristo. Al Cristo che oggi entra nella Passione e alla Vergine Santa affidiamo le vittime dell'attentato terroristico avvenuto venerdì scorso a Stoccolma, come anche quanti sono ancora duramente provati dalla guerra, sciagura dell'umanità. E anche l'attentato di quello compiuto purtroppo oggi, questa mattina al Cairo, in una chiesa copta. Al mio caro fratello, Sua Santità Papa Tawadros II, alla chiesa copta e a tutta la cara nazione egiziana, esprimo il mio profondo cordoglio. Prego per i defunti e per i feriti. Sono vicino ai familiari e all'intera comunità. Il Signore converta i cuori delle persone che seminano terrore, violenza e morte, e anche il cuore di quelli che fanno e trafficano le armi.